Milan ci prova, ci mette tutta la buona volontà possibile, ma non basta. Non riesce a sfatare il tabù di San Siro. Tre partite di campionato e altrettanti 1-1. E il bello o il brutto, dipende dai punti di vista, è che gli avversari, come in questo caso il Catania, non rubano nulla. Anzi, stavolta Ancelotti parte con un mini turnover. Ci sono Cafu, Favalli e Bonera in difesa. C'è Inzaghi, solo Soletto in attacco. Il Milan cerca i tre punti anche per fare un regalino al presidente Berlusconi per i suoi 71 anni compiuti ieri. Il Catania, con il tecnico Baldini per l'ultima volta in tribuna, rimane fedele al suo 4-3-3 nonostante le assenze per squalifica di Baiocco e Tedesco. Gli etnei, reduci dal confortante successo ottenuto in casa con l'Empoli, si difendono bene e costringono il Milan a delle conclusioni dalla distanza. Ci prova, ma il suo tiro è sicuramente sbilenco, Ambrosini, e allora Kakà decide di fare tutto da solo. Se ne va in slalom, converge verso il centro dell'area, poi trova un imprevisto ostacolo nel terreno di gioco e conclude malamente a lato. Occasione questa che arriva dopo 10 minuti, ma un quarto d'ora dopo il Catania riesce ad andare in vantaggio con una combinazione davvero molto pregevole. Qui Spinesi che dà Mascara, grazie al movimento del centravanti, lo serve di precisione il dribbling su Calas, che riesce a toccare il pallone con la punta del piede, e poi ancora Spinesi serve questo delizioso pallonetto per Jorge Martinez, che non ha difficoltà a mettere dentro nella porta sguarnita. Per il giocatore uruguagio si tratta del secondo centro nello spazio di 4 giorni e più che giustificata la sua esultanza. Il Milan cerca subito di rimediare con questo calcio di punizione, arriva vicino al gol, pallone toccato da Calazze con un braccio, Inzaghi mette dentro, sarebbe il suo primo centro in questo campionato, ma l'arbitro Gervasoni annulla per il fallo di mano del difensore centrale georgiano. Rivediamo al replay l'azione incriminata. Calazze cerca di spiegare all'arbitro la sua involontarietà, per cui la risposta si becca il cartellino giallo. La squadra di Ancelotti vuole comunque arrivare al pareggio, ci prova Cafu, conclusione in diagonale e deviazione involontaria di Terlizzi, è quasi un autogol. Pirlo al piede caldo e ci prova ancora su calcio di punizione, ma stavolta la sua mira è leggermente sbilenca. C'è da dire comunque che il Catania non soffre eccessivamente. Prima della conclusione del tempo il Milan ha un'altra quasi occasione, Ambrosini mette in mezzo, involontariamente Inzaghi si sostituisce a Terlizzi e a Stovini. Nel secondo tempo Ancelotti manda in campo Oddo e Gilardino alla sua 100ª presenza in rossonero al posto di Cafu e Ambrosini, e subito al terzo minuto la sua squadra ottiene il pareggio grazie ad un calcio di rigore concesso da Gervasoni per questo fallo di mano di Edusei, che colpisce con il braccio sinistro in caduta sul traversone di Favalli il pallone. Sul dischetto va Kakà nel giorno della sua 200ª partita in maglia rossonera, ed è gol, il suo quarto gol in questo campionato, pulito da una parte e pallone dall'altra. Il Milan sulle ali dell'entusiasmo prova a creare altri disagi alla formazione etnea, ci prova ancora Kakà con questa staffilata che finisce alta sopra la traversa. Si infortuna Calazze sostituito da Nesta e Ancelotti lo rimprovera: te l'avevo detto di non rischiare, gli dice il tecnico. Il Milan comunque cerca di avventarsi verso la porta avversaria ma con scarso successo. Pirlo finge il traversone, poi invece cerca l'angolino alto alla sinistra di Polito, ma il pallone termina troppo alto. L'azione più pericolosa viene confezionata dai rossoneri al quarto d'ora ed è bellissimo lo spunto di Kakà, che finge il tiro, poi dribbla 2 volte l'avversario e va a concludere a fil di palo. Polito però non si fa sorprendere, vediamo ancora qui lo spunto del quasi pallone d'oro. Subito dopo il Catania confeziona la più pericolosa azione di questo suo secondo tempo. Dopo un batti e ribatti il pallone arriva a Biangianti, ci prova in rovesciata Martinez, insomma non succede niente, ma il Milan si trova comunque in difficoltà. Guardate gli interventi alla disperata dei difensori rossoneri. Il Milan ci prova ancora con il solito calcio di punizione affidato al destro di Andrea Pirlo, ma questa volta è decisamente facile la parata del portiere Polito. Siamo nei minuti conclusivi e serpeggia un evidente nervosismo tra le fila rossonere, come documenta questo battibecco tra Gattuso e Biangianti. Il capitano rossonero mostra il pugno, ma ci vorrebbe il pugno del KO per vincere la partita, che finisce invece 1-1. Per il Catania si tratta del terzo pareggio nella Milano rossonera nel campionato di Serie A. Pato trova Kakà, buona la sovrapposizione, occhio al cross di Kakà, palla dentro per Sheva. Pato va dentro, però la deviazione e il salvataggio su Baldini, grande scava del Milan. Viaggianti, palla verso Mascara, possibilità per il Catania, si fa vedere Paolucci, Mascara destro, palo clamoroso.
pericoloso, non è finita. Paolucci, sta arrivando ancora Mascara, arrivata però la segnalazione perché era in fuorigioco. Guarda che numero che ha fatto Pato qua. Gran palla per Kakà, c'è Sceva che accompagna a destra Kakà, fino in fondo Kakà! La grande risposta, ci è arrivato Bizzarri. Che bella partita, guarda che bel abbraccio. Palla dentro, Emerson! Brivido! Attenzione, questa possibilità è una bella per Kakà che ha ricevuto da Pato. Può andare in sovrapposizione a destra, Sceva, c'è anche Flamini, Kakà va a servire Shevchenko, Shevchenko, Shevchenko! Palla dentro, deviazione! No, ci credo. Solo calcio d'angolo! Palla dentro su Kakà, buono l'aggancio di Kakà. Ancora Kakà, prova il numero, Kakà! Sinistro, largo. Tavappato, super Bizzarri. La battuta dentro a cercare Kakà. Diventa una sponda, deviazione, 1-0 Milan! Kakà! L'ha toccato sul colpo di testa e ha toccato un deviando perché... del Catania dopo il colpo di testa di Kakà. Kakà, Favaldi, Jankulowski, numero Jankulowski, l'apertura, Flamini, occhio al destro, Flamini, largo di un soffio. La battuta verso Kakà, si propone anche Jankulowski, attacca con quattro uomini in Milan. Kakà, uno contro uno col tedesco, Kakà fino in fondo, Sceva non arriva, non era arrivato nemmeno Jankulowski in mezzo. Attenzione, palla dentro per Mascara, Piatti! Parte Pato, raso terra, poi Flamini. Palla verso Pato, la pressione su di lui, arriva Antonini, arriva anche il fischio dell'arbitro. Stadio Meazza Milano, un saluto da parte di Federico Zancan e Luca Marchegiani. Milan-Catania, 33esima giornata della Serie A, una grande occasione per il Milan, ennesima occasione si può dire di accorciare rispetto all'Inter, rispetto alla vetta. Ricchiuti, ancora tanto spazio, Adrian Ricchiuti prova ad accelerare, in due sulle sue tracce, il pallone buono, Maxi Lopez incrocia in porta, il gol del 1-0, il Catania in vantaggio, ancora Maxi Lopez. Movimento perfetto di Maxi Lopez, ma gran palla di Ricchiuti. Mascara, pallone buono per Terlizzi, nell'area piccola. Seedorf in campo aperto, qui una delle poche situazioni in cui il Milan ha spazio. Seedorf sulla tre quarti, Seedorf allarga per Ronaldinho, Digne in area, Ronaldinho rallentato da Carboni, rigioca dentro per Borriello, calcio d'angolo. Arriva il fischio, va Seedorf, cannonata con il destro che Andújar alza in angolo. Contropiede Catania, lo guida Mascara, centralmente attacca Ricchiuti, a spazio Ricchiuti, c'è spazio anche per Maxi Lopez, ecco l'argentino, autore del primo gol, in area può servire Capuano, va con il cross Ricchiuti, 2-0, ancora il gol di Catania. Gol straordinario del Catania, tutta in verticale l'azione, centralmente, dove fa più male il contropiede, Ricchiuti ha dato vita a questa azione, ancora una volta alle spalle di Pirlo, poi ha trovato in questo caso l'assistenza di Maxi Lopez, ancora bravo ad attaccare la linea difensiva del Milan. In area, Clarence Seedorf, cerca spazio, Antonini, controlla ma viene fermato da Bizzarri, c'è Pate che carica a destro, pallone sul fondo, deviazione, corner. Pirlo, a spazio per il tiro, indicato al tiro ma invece da lanciare in area per Seedorf, Borriello! Straordinario inizio del secondo tempo da parte del Milan, se serviva una scossa, questo gol inizio del secondo tempo l'ha data la squadra. Oh, palla deviata che arriva sul secondo palo, Borriello spalla la porta, va giù, non più scherzato. Chiaro che l'attaccante si lascia anche un po' cadere, però la trattenuta in questo caso secondo me è molto certa. Attenzione però la punizione di Giuseppe Mascara, arriva al fischio, Mascara, Dida, calcio d'angolo.
Lato sulla tre quarti, il cross è buono, Inzaghi lascia Borriello. Borriello! Inzaghi va incontro, distrae l'avversario, crea lo spazio per Borriello. Lancio di Pirlo per Inzaghi, Spolli, Inzaghi in area, Inzaghi, lo ferma Andújar. Inzaghi, Inzaghi con il sinistro, Andújar la tiene. Sono stati 2000 fino ad ora. Quale sarà quello che uscirà dagli spogliatoi? Quale sarà quello che è entrato negli spogliatoi oggi? Prova a farsi vedere Ricchiuti dentro, Maxi Lopez, Maxi Lopez chiuso, Ricchiuti! Abbiati, prima occasione per il Catania, 1.40 sul cronometro. Ricchiuti cerca il traversone, è quasi un tiro in porta. Ibra dopo il tocco di Quaterra, Inzaghi la mette alta sopra la traversa. Potenza in area di rigore, grande lavoro, Potenza! E Abbiati il calcio d'angolo. Ricchiuti in area di rigore, prova a far passare, non ce la fa. Pirlo. Capuano al volo! Ciro! Capuano! Che gol di Capuano! Maxi Lopez prova a girare, attenzione al contropiede, c'è Antonini, da solo 2-1, Mascara richiude, arriva anche Maxi Lopez, 3-1, Mascara detto che richiude in area di rigore, richiudi, sbaglia, clamorosa palla gol per il Catania. La palla è stata toccata, attraversione sul secondo palo, è vicinissimo ancora il raddoppio il Catania con Silvestro. Attenzione di Bonera, arretrato, a Fratigno, la mette destra, super! Colpo di testa a liberare gli spogli, poi arriva Boateng, la palla per Ibra in area, ancora Ibra con il tempo, Seba Banduca. Vigno la mette per Nesta e poi arriva Banduca. L'arbitro dice che può bastare, Milan Catania 1-1.